Buonasera e bentornati in diretta per la quinta puntata di Occhio al Voto. Ormai si sta avvicinando il giorno delle elezioni amministrative e dunque il clima elettorale si fa sempre più caldo. Questa sera parleremo di temi sociosanitari, di politiche educative, ma anche dell'inclusione delle persone più deboli, insieme come sempre ai nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Do il benvenuto ad Edoardo Carboni, candidato nella lista Noi Giovani in appoggio Massimo Seri. Buonasera. Donatella Catenacci, candidata nella lista Fano Città Ideale di Lucia Tarsi. Buonasera. Buonasera. Giacomo Furlani, candidato per il Movimento 5 Stelle a sostegno di Marta Ruggeri. Buonasera. Buonasera. E Luca Marconi, consigliere della Regione Marche, capogruppo dell'UDC. Buonasera, buonasera, benvenuto buonasera nei nostri studi. Allora andiamo subito a conoscere meglio i nostri ospiti. Carboni, ricominciamo da lei, è un export manager per una importante azienda del territorio, in particolare segue i rapporti commerciali con Europa e Medio Oriente. Dal 2014 è segretario della lista Noi Giovani e presidente del Circolo Pertini, dal 2016 rappresentante dei gruppi politici all'interno della Consulta Regionale Giovani. Sì, sono esperienze importanti, soprattutto politiche, vorrei rivendicare la parola politica, perché è un concetto nobile. E dal 2014 sono il segretario di Noi Giovani, abbiamo iniziato questo percorso complesso a rappresentare un mondo giovanile, rappresentato solo dai giovani, e di questo devo ringraziare il sindaco Massimo Seri di averci dato l'opportunità di iniziare un percorso simile. Un percorso difficile perché c'è poi i giovani che si sono allontanati negli ultimi anni molto dalla politica, quindi recuperare rapporti, recuperare credibilità in questo senso, e penso che stiamo lavorando nella giusta direzione. Donatella Catenacci, lei è un avvocato, esperta in mediazione civile e commerciale, abbina però alla carriera dell'avvocatura la battaglia contro bullismo, cyberbullismo, l'impegno nel sociale per opere di carità e di sostegno a favore delle persone meno fortunate, prima esperienza politica ma da sempre collabora con enti, associazioni e cooperative. Esatto, anche se condivido il fatto che la politica sia una cosa nobile, ritengo che anche l'esperienza sul campo in collaborazione e con enti appunto ed istituzioni siano molto importanti. Ho accettato questa sfida per affrontare anche io la politica e con la mia esperienza di unire queste due cose, e sperando di fare molto bene. Furlani, lei invece è un assistente sociale e mediatore sistemico familiare, già giudice onorario presso il Tribunale dei Minorenni delle Marche, consigliere e presidente della Commissione Politiche e Sociali dell'Ordine degli Assistenti Sociali delle Marche, impegnato anche nel volontariato e nell'associazionismo locale e nazionale. Sì, diciamo che non mi annoio, ho sempre cercato di dare senso al mio essere cittadino, partecipando attivamente a varie iniziative e facendo del servizio la mia cifra, e penso che oggi sia arrivato anche il tempo di portare le mie competenze in ambito politico cittadino per la mia città, per i miei figli. Marconi, vice dirigente dell'Università di Macerata, consigliere, assessore e poi sindaco della città di Recanati nell'arco di 20 anni, senatore della Repubblica e poi assessore e consigliere regionale delle Marche, cofondatore dell'associazione Laudato Si dal 1976 nel rinnovamento nello Spirito Santo, di cui è stato coordinatore regionale nelle Marche e primo direttore nazionale, attualmente capogruppo dell'UDC in consiglio regionale, UDC che invece nelle prossime amministrative a Fano non ha alcun rappresentante. Tutto vero, quello che hai detto è tutto vero, confermo tutto. Diciamo, quindi questa sera insomma ci darà anche i lunghi curriculum corrispondono sempre alla vecchiaia, insomma, uno che è vecchio ha tante cose dietro, l'UDC non è presente, non credo che debba spiegare questo fatto, però vuol dire, è un dato, stasera daremo il nostro contributo insieme a questi amici. E noi la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Allora andiamo subito a collegarci con Lino Balestra prima di entrare nel vivo di questa quinta puntata di Occhio al Voto. Lino, buonasera, dove ti trovi? Sì, buonasera Simona, buonasera ai tuoi ospiti in studio e agli amici a casa che ci stanno seguendo. Siamo in via Nolfi, ancora una volta nel cuore della città, per essere presenti all'inaugurazione della sede elettorale di un'altra compagine politica, questa tornata elettorale, la sinistra per Fano, con Teodosio Auspici, candidato a sindaco, che taglierà il nastro questa sera proprio qui in via Nolfi per la loro sede elettorale operativa. Siamo qui per documentare questa serata.
Bene, grazie Lino, ci ricolleghiamo più tardi. Intanto io ricordo ai nostri telespettatori che i fanesi che concorrono per il rinnovo del Consiglio Comunale sono 271, divisi in 12 liste a supporto di 4 candidati, che andiamo subito a vedere insieme grazie alla prossima grafica. In ordine alfabetico per cognome abbiamo Teodosio Auspici, eccoli qua, della sinistra Perfano, Marta Ruggeri, candidata per il Movimento 5 Stelle, Massimo Seri per il centro-sinistra, Lucia Tarsi alla guida della coalizione del centro-destra. E dunque partiamo subito dal tema della sanità, come sapete sempre molto sentito anche nella città della Fortuna, dove si dibatte sull'ospedale unico a Muraglia, sulla clinica privata a Chiaruccia. Catenacci, giù le mani dalla Santa Croce è lo slogan della coalizione del centrodestra, che vorrebbe potenziare il nosocomio fanese e non sostenere gli interessi privati. Assolutamente, e questa è una situazione che è sotto gli occhi di tutti. E purtroppo anche in questa fase interlocutoria vediamo lunghissime liste d'attesa, vediamo viaggi di ambulanze che vanno e vengono anche solo per le risonanze magnetiche o per i raggi, vediamo visite che è fissate da qui a un anno, quindi uno smantellamento sistematico e costruito proprio al fine di debellare, forse in modo indolore, il discorso dell'ospedale, oppure con poco clamore. Quindi giù le mani da Santa Croce continua a essere lo slogan e sarà anche uno dei punti principali del sindaco Tarsi quando si insedierà, per la sua salvezza e per il ripristino di tutti i suoi servizi a Fano. Furlani, a difesa della Santa Croce anche il Movimento 5 Stelle. Lei dal 2008 esercita nel servizio sociale ospedaliero per circa 10 anni a Salesi, attualmente al Torrette, quindi conosce bene anche questo sistema sanitario regionale. Beh, assolutamente. Chiaramente il sistema ospedaliero è complesso, è una delle parti principali degli interventi sanitari che possiamo attivare all'interno di un territorio. È una gamba fondamentale. Il nostro ospedale di Fano serve due importanti vallate e abbiamo bisogno di farlo tornare ad essere una realtà viva, una realtà attenta ai bisogni del cittadino, una realtà che dà sicurezza. Perché nel momento in cui ci rivolgiamo all'ospedale proprio per cercare sicurezza, per sentirsi curati nella nostra fragilità, nelle nostre situazioni di complessità. Quindi la riattivazione di un ospedale, il rifiuto della clinica privata, assolutamente noi revocheremo questa deroga. La variante urbanistica. La variante urbanistica per la clinica privata, pensiamo sia fondamentale. In un sistema complesso dove ospedale e territorio devono dialogare e crescere ulteriormente insieme. Di tutt'altra opinione la coalizione di centrosinistra? Di tutt'altra opinione, sono d'accordo su giù le mani dal Santa Croce, se non altro che il Santa Croce è ancora lì e non è chiuso. Quindi queste mani non c'è bisogno di, nessuno le vuol mettere sul Santa Croce. È stato firmato un protocollo che va nella giusta direzione, che è un punto non di arrivo ma di partenza, che lascia il Santa Croce lì. Ricordiamo che noi avevamo ereditato una situazione che chiudeva il Santa Croce e il San Salvatore volendo un ospedale a Fosso 6 ore. La differenza adesso è che avremo il Santa Croce lì dove è pure il San Salvatore, con un ospedale nuovo e non più unico, perché è importante, le parole sono importanti, quindi un ospedale nuovo a Muraglia, e quindi rimarrà questo servizio ospedaliero, questa rete ospedaliera rimarrà lì dove è. La clinica convenzionata, che tanto ci spaventa perché viene dato strumentalmente, viene messo al centro la lotta tra pubblico e privato, è una struttura convenzionata che non va a sostituire il pubblico ma è convenzionata e quindi integrativa. Esatto, insomma, esattamente, diciamo. Integrativa. Sono servizi che ancora devono essere definiti, ma che chiaramente sono lì per fermare quello che è la mobilità passiva. Marconi, c'è stata una riorganizzazione insomma, di tutta la rete ospedaliera nella regione Marche, anche con la chiusura di strutture pubbliche. Logiche legate ad interessi politici locali, secondo lei, o invece al fabbisogno reale dei cittadini? Ma guarda, io riguardo proprio a Fano per stare qui, direi tre cose velocissime. La prima è importante, abbiamo le elezioni comunali anche a Recanati, dove il nostro ospedale è stato riconvertito ormai più di 6-7 anni fa e ancora si parla di sanità a livello comunale, però diciamo la competenza è della regione, cioè uno può strillare quanto vuole a livello locale, ma dovrebbero questi rappresentanti trovare in consiglio regionale i loro corrispondenti che dicono esattamente le stesse cose, e non mi sembra che questo avvenga sempre.
Seconda cosa, io sono maceratese, vorrei capire se qui tra Pesaro e Fano l'azienda ospedaliera la vogliono oppure no, perché se non la vogliono siamo tutti contenti noi del Sud Marche di chiuderla, e anche gli anconetani, cioè o la fanno l'azienda e riuniscono questi due ospedali o non la fanno e si tengono due ospedali di secondo livello, ma non possono continuare a pretendere di avere, per esempio come è stato recentemente fatto, un pronto soccorso DEA di secondo livello che è corrispondente a quello dell'azienda. Quindi delle due l'una, o uniscono o non uniscono, quindi o giù Santa Croce, giù non si tocchi Santa Croce, non si tocchi San Salvatore, non si tocchi Padre Pio, mettiamoci tutti i santi che vogliamo, ma sta di fatto che questa cosa va necessariamente fatta. Quindi una coerenza nei comportamenti, perché questo è giusto nei confronti del resto della regione. Un altro problema che la Regione dovrebbe risolvere è quello delle lunghe liste d'attesa, lo dicevamo prima, sia per prenotare esami, diagnostici o visite. In merito c'è un nuovo piano regionale, intanto per limitare le code al CUP o agli sportelli delle strutture sanitarie è stata prevista la prenotazione anche in farmacie convenzionate o tramite un'applicazione MyCUP Marche. Ecco, quindi insomma la Regione sta cercando di risolvere la problematica, secondo lei? Questo, diciamo molto onestamente, lo dico da componente della maggioranza, è un piccolo passo avanti rispetto a quello che è il grosso che deve essere fatto. Il grosso che deve essere fatto è una nuova cultura della diagnostica che non c'è. La cultura della diagnostica parte dai medici di medicina generale. Cioè se non parte dai medici, non dall'organizzazione politica, questa è una pia illusione, lo dico a tutti, lo dico in Consiglio regionale, lo dico in quarta commissione dove siedo da 4 anni. Cioè è necessario che ci sia questo tipo di cultura, perché se per una febbre a 37,8, cosa che ho sentito con le mie orecchie, il bambino da Recanati deve essere per forza portato al Salesi, è chiaro che avremo le liste d'attesa. Io ci ho avuto 4 figli, finché non arrivava a 39 di febbre non chiamavo neanche il pediatra, poi il pediatra di famiglia, poi da lì si va alla struttura se c'è qualcosa di più grave. Se la nostra cultura è quella di avere il massimo del livello diagnostico da subito, le liste d'attesa le avremo sempre, anche se dovessimo decuplicare i centri di diagnostica. Poi c'è altra lista d'attesa, che è cosa un pochettino più complessa, che è quella invece dei ricoveri. Cioè il ricovero sulla lista d'attesa per ricoveri programmati o interventi programmati, questo è un problema un pochettino più complesso, e ritorniamo sul discorso dell'azienda. E la terza cosa riguarda invece come facciamo funzionare il territorio, penso per esempio ai piccoli PAT, appunto assistenza territoriale, o dove c'è ancora, come a Recanati 5, nelle aree terremotate, i BB, che è l'azione di pronto soccorso, cioè tutto quello che riguarda l'emergenza. Anche lì, se per una puntura di spillo andiamo immediatamente al pronto soccorso e non usiamo magari il PAT, codice bianco e codice verde, che abbiamo vicino casa, è chiaro che gli intasamenti ci saranno sempre. Quindi è un'educazione fondamentalmente da fare con i cittadini, ma anche con i medici di medicina generale. Carboni, secondo lei si stanno facendo passi in avanti? Ha detto cose giuste il consigliere, cioè che le liste d'attesa sono un problema reale e che tutti i giorni ne affrontiamo. Poi alle volte i malfunzionamenti della sanità si rispecchiano molte volte in questo, perché poi gli ospedali funzionano e ci sono i professionisti seri. È vero che ci sono accorgimenti da prendere, per esempio noi come Noi Giovani abbiamo avuto portato avanti delle proposte, prendendo esempio la ASL di Modena, dove sono stati fatti degli accorgimenti interessanti, come per esempio allungare gli orari, chiaramente servono più assunzioni, chiaramente serve un diverso concezione di quello che sono anche il pronto soccorso, cioè ci sono dei piccoli accorgimenti. Chiaramente un sindaco può influenzare poco, se non altro creando un movimento d'opinione politico di questo territorio che vada in quella direzione, quindi solleciti anche la Regione da questo punto di vista. Furlani, secondo lei? La ministra Grillo ha sbloccato le assunzioni, per cui la sanità oggi può finalmente reintegrare personale, potenziare servizi e sicuramente sviluppare ulteriormente i servizi di prenotazione per snellire le liste d'attesa diventa fondamentale. È evidente che l'educazione di ognuno di noi, cittadino, va rivista, va corretta. Abbiamo già dei diritti e non li conosciamo. A volte i medici di medicina generale omettono di sottolineare, di informare adeguatamente i pazienti rispetto alle opportunità sulla tempistica nelle liste d'attesa. Sono cose importanti, sono percorsi che vanno accompagnati e penso che sicuramente questo comunque non toglie l'esigenza prevalente di sviluppare una sanità
ospedaliera e territoriale che dialoghino sistematicamente e sviluppare tutte quelle percorsi di salute che aiutano il cittadino a vivere anche la propria situazione di patologia quanto più vicino possibile al proprio affetto, alla propria famiglia e ai propri cari, insomma. Questo io lo sperimento quotidianamente in ospedale, la distanza dei familiari dal luogo di cura è assolutamente un problema. Avere una sanità di primo e secondo livello che funzioni nel territorio più prossimo alla nostra residenza diventa assolutamente fondamentale. Catenacci, è d'accordo con quanto è stato detto? Io, bellissime parole, progetti stupendi, peccato che la realtà e questa situazione collocata sull'ambiente e sulla territorialità vede problemi pratici. Quando abbiamo sentito nelle frazioni il problema dell'ospedale, l'utente, come viene chiamato oggi, non più paziente, lamenta che l'app la sanno usare i giovani, ma persone di 70 anni hanno difficoltà. E quindi è vero che dovremmo educarli, però per educarli ci vogliono delle strutture e dei sistemi. Poi è vero che dobbiamo stare vicini ai nostri pazienti e quindi condivido il fatto che il territorio, i mezzi di comunicazione, i servizi, quindi anche proprio la possibilità di raggiungere quando si può, non ci sono perché non c'è neanche la struttura esterna. Quindi belle parole, ma nel frattempo l'ospedale dovrebbe funzionare nel posto dov'è e come funzionava 10 anni fa, prima che iniziasse questa querelle per interessi privati. Perché la clinica sarà convenzionata, ma parte privata. Non ce lo dimentichiamo mai. Prima di occuparci di politiche sociali, torniamo un attimo in collegamento con Lino Balestra. Vediamo se sono pronti. Ecco, vedo qua che è in compagnia di Teodosio Spicci. Lino, te la parola. Sì, Simona, il taglio del nastro così ufficiale è stato leggermente posticipato, si sta ancora allestendo la sede, però siccome come sempre avviene stanno seguendo qui anche quello che avviene in studio, sul tema sanità Auspici voleva giustamente intervenire perché avete una vostra visuale, una vostra ottica sul tema sanità. Beh sì, certo che è chiaro che ho sentito gli interventi da studio, magari qualcosa può essere che mi sia sfuggito, però quello che contesto subito, lo voglio dire con chiarezza, è dare la colpa ai cittadini, che ci sia bisogno di un'educazione e anche di una revisione di quello che è il ruolo del medico di base, posso anche essere d'accordo, per carità, però mettere... perché il cittadino va per una stupidaggine al pronto soccorso, questo mi sembra anche un po' troppo superficiale come spiegazione. Il cittadino e il diritto alla salute gli va riconosciuto, non è un privilegio andare al pronto soccorso, forse questo come dire il cambiamento culturale che qualcuno ci vuole mettere in testa. Noi invece siamo dell'idea che il diritto universale alla salute va tutelato e quindi che sia giusto che i cittadini vadano all'ospedale a farsi curare. Se uno va all'ospedale a farsi curare vuol dire che in quel momento ha bisogno di aiuto e io penso che un'istituzione pubblica deve stare molto vicino al cittadino. Poi ho ascoltato anche la questione delle liste d'attesa, beh non mi sembra però un problema che sia dell'ultima ora, no? Quindi c'è stato molto tempo, è da tantissimi anni che si parla di questa problematica, ma non ho visto e non abbiamo visto nessuna grande soluzione. Se la soluzione è tagliare gli ospedali locali, i presidi nel territorio, che poi dovremmo anche andare a vedere la conformazione del territorio, le Marche e la nostra provincia insomma sono abbastanza particolari, nel giro di pochi chilometri si passa dalla montagna, collina al mare. Io penso che sia una grossa responsabilità lasciare soli i cittadini dell'entroterra e non vedere poi quale importanza sia e rivesta l'ospedale di Fano per tutta una vallata. Quindi io penso che dobbiamo ridiscutere completamente quello che è il modello di sanità. Noi lo vediamo che quello più giusto è una sanità diffusa nel territorio. Ok, Lino, un attimo solo perché ecco, abbiamo qualcuno che vuole replicare. Carboni? No, beh, è chiaro che nessuno incolpa i cittadini ed è vero che
ci vuole un'educazione anche alla sanità di un certo tipo, ma questo non è che chi va al pronto soccorso va per perdere tempo, è chiaro, però un'educazione, dire che chiunque è retorica pura, è chiaro che nessuno lo dice questo. Il tema però di riorganizzare i servizi sanitari è un tema importante, Teodosio ha ragione anche il consigliere, nel senso che noi stiamo vivendo in questo momento una centralità della regione per quanto riguarda l'azienda sanitaria. Bisognerebbe iniziare a dotarsi di quegli strumenti per avere un mandato politico, per iniziare a dire potremmo anche pensare a un'autonomia giuridica della nostra provincia, cioè ritornare ad avere un'autonomia giuridica dell'ASUR in questa provincia, per questo serve un progetto politico, e avere allora un'assemblea dei sindaci che conta veramente sulle decisioni sanitarie e un controllo del pubblico maggiore. Forse questo potremmo fare. Chiaramente il protocollo firmato getta le basi per costruire qualcosa di diverso, questo secondo me è d'obbligo. Ecco Lino, ritorniamo in collegamento, come dicevamo anche... Sì, sì, Teodosio, sì. Prego. Ma io volevo, se posso... Sì, velocemente, perché dobbiamo procedere con il collegamento. Sì, velocemente, però non è vero nemmeno che il Comune non può fare niente, no? Ho sentito anche qualche intervento che, intanto la competenza della Regione, io lo dico, non sono l'unico che lo dice, chiaramente chi è che ha fatto la variante per poter fare la clinica privata è il Comune, senza di quella non si fa niente, quindi non si può scaricare, dire la colpa o perché si subiscono decisioni di altri. In quelli dove uno può dire qualcosa lo deve dire, se non lo dice o fa o prende atto o si comporta come si è comportata questa amministrazione vuol dire che è d'accordo e in piena continuità con quello che è la linea regionale della sanità. Io questo che contesto. Grazie per aver citato anche la sua opinione. Lino, dovrebbero fare un taglio del nastro, questa sera si inaugurerà la sede elettorale. Sì, adesso stanno allestendo un po' gli ultimi preparativi, poi ci sarà il taglio del nastro, farete il taglio del nastro e quindi vi daremo in diretta proprio il momento in cui la sede verrà inaugurata. Perfetto, allora richiedimi pure il collegamento alla linea. Noi partiamo con i temi invece sociali, partiamo dai luoghi di aggregazione per i giovani e gli adolescenti, luoghi, spazi che forse mancano in diversi quartieri della città di Fano. Furlani, ad esempio nel programma Fano Sicura di Sede 5 Stelle rientra l'individuazione di strutture che possano ospitare gratuitamente le tante associazioni giovanili. Assolutamente sì, la partecipazione alla vita attiva dei cittadini più giovani è un'esigenza fondamentale che va coltivata. A Fano abbiamo avuto una tradizione davvero straordinaria, siamo stati presi a modello in tutta la regione Marche per almeno 15 anni. Abbiamo sviluppato un progetto adolescente, un progetto giovani che era assolutamente competitivo e innovativo nel passato. Poi le situazioni sono cambiate, sono trasformate, sono evolute. Le esigenze del giovane di oggi sicuramente sono differenti, hanno più strumenti informatici, hanno più strumenti di comunicazione e confronto tra loro. Ma aiutare i cittadini più giovani, gli adolescenti, a riappropriarsi di spazi, luoghi della città e forse cambiare un po' la prospettiva. Per tanti anni abbiamo chiesto che i giovani entrassero in luoghi, in posti, in attività, forse dobbiamo ripensare il ruolo dell'adulto che va verso i giovani ed eventualmente li coinvolge in attività come queste della partecipazione, dell'associazionismo, dando appunto anche l'opportunità a tutti i giovani di andare a sviluppare delle loro progettualità, delle loro iniziative, perché lo spirito di iniziativa in una realtà fervida come quella fanese di associazionismo, di impegno civico, parte dalla tenera età. E vorreste lanciare anche la consulta dei giovani? Assolutamente sì, è uno strumento che abbiamo all'interno del nostro consiglio ed è fondamentale riattivarla in termini pratici, per cui sicuramente la consulta dei giovani, sicuramente ridare la possibilità che la presenza attiva del giovane nella nostra città non sia solo legata alla proposta di divertimentifici o di momenti prettamente ed esclusivamente aggregativi, certo anche quelli, però riandare a sviluppare la partecipazione e la possibilità di emancipazione del giovane, di diventare autonomo lavorativamente. Noi ad esempio prevediamo degli sgravi fiscali per chi assume dei giovani sotto i 30 anni, per quello che riguarda quindi alcune delle iniziative
che potrebbero dare anche una opportunità di diventare adulti e giovani, di diventare giovani adulti, di diventare di pensarsi in progetti, che so, di co-housing, di condivisione di una vita autonoma. Forse dovremmo puntare a dei modelli più europei piuttosto che da chioccia e da... Secondo il centrodestra invece la giunta Seri avrebbe proprio dimezzato queste politiche giovanili. Riaprirete la consulta dei giovani nata nel 2011, avete detto anche in questo caso abbandonata dalla giunta Seri. Sì, naturalmente i problemi della città e soprattutto i problemi di questo tema sono comuni. Quello che ha detto Furlani è condivisibile. Aggiungerei che nel nostro programma abbiamo pensato, oltre a riaprire appunto la consulta giovanile, di creare un sistema di sinergia tra quelle che sono le parrocchie, le associazioni e anche di unire il passaggio del testimone di mestieri che stanno scomparendo, quindi cercare di utilizzare l'esperienza degli anziani che magari vanno in pensione ma non sono proprio, diciamo, virgolette, da buttare via, passatemi l'espressione, e con il fatto di appunto organizzare non solo borse di studi, incontri di formazione, ma anche appunto momenti di condivisione e di scambio generazionale dove si possano tramandare le tradizioni insieme a quello che i giovani rappresentano, cioè il progresso. È ovvio che il problema dei posti è condivisibile. Diciamo che ancora tengono duro le parrocchie che hanno le loro sale, ma se dobbiamo pensare a qualche cosa di comunale dove i ragazzi possono incontrarsi, a me sinceramente in questo momento non viene in mente nulla. Oppure un luogo dove si possono svolgere i concerti, dove si possono invitare anche i personaggi che fanno parte della loro età e non soltanto eventi culturali magari che possono essere ospitati al Teatro della Fortuna, che è bellissimo, ma non è prettamente giovanile. Avete pensato anche ad una rocca dei giovani? Una rocca dei giovani, abbiamo la rocca che ancora è stata ristrutturata, eccetera, ma non ha preso piede per nessun tipo di attività. Quindi ecco, in questa ottica l'obiettivo è di riprogrammare, riqualificare e soprattutto dare vita a quelle che possono essere veramente tutte queste attività che esistono, ma anche con l'associazionismo, esistono in maniera frammentata. Bisogna ritrovare questa sinergia che dia vita alla città e che dia spazio ai giovani e anche alle loro esigenze. Anche il campus universitario, se non ricordo male, rientra. Il campus è un bellissimo progetto, è un sogno e naturalmente se i sogni non si sognano non si possono neanche realizzare. E quindi ovviamente nell'ottica della programmazione e della ricerca di spazi anche il campus universitario troverà il suo posto. Carboni, voi giovani sentite la mancanza di luoghi di partecipazione? Diciamo che è stata fatta un'inversione di rotta rispetto agli altri anni. La prima era quella di concepire le politiche giovanili così come sono state fatte negli anni 90. Le politiche giovanili non esistono più, le politiche fatte per i giovani. Ormai nel 2019 dobbiamo pensare alle politiche fatte dai giovani. L'inversione di tendenza è stata fatta per esempio nel farli gestire i beni monumentali, come è stata l'esperienza della Rocca, che è un luogo di aggregazione, come è stata l'esperienza del Bastione, che non solo era un luogo dove i ragazzi si incontravano, ma poi potevano gestire un bar, quindi anche creare una piccola economia, come è giusto che sia per chi si impegna per la città. Ora però dobbiamo invertire veramente, e da qui dobbiamo gettare le basi per farlo, quel modo di pensare della politica dei giovani, di chiuderli in una piccola posto, in un centro di aggregazione, perché i giovani sono un problema, i giovani sono una risorsa. Per essere una risorsa, e questo è il primo passo, è capire che il divertimento viene dopo il benessere, non il contrario. È stato fatto sempre questo, noi pensiamo che il benessere dei giovani venga dal loro divertimento, no. Il benessere viene prima, per benessere intendo avere un lavoro, avere una formazione adeguata per competere nel mondo del lavoro di oggi. Noi l'abbiamo detto, dico, puntiamo su biotecnologie, puntiamo sull'università di oggi. Biotecnologie è un mercato da 10-12 miliardi di euro all'anno in Italia. Cosa possiamo fare per intercettare delle aziende che investono adesso in città e non far andare via i giovani? Questo è il benessere che noi vogliamo e poi da lì si aggregheranno i giovani, questo ne siamo più che certi. È importante anche la prevenzione sui grandi temi del disagio giovanile e sociale, parliamo ad esempio di bullismo, di dipendenze da alcol e droga. Pensate di potenziare questo lavoro di formazione e informazione, Catenacci, visto che lei ha organizzato anche diverse iniziative sul bullismo e cyberbullismo, quindi insomma sì, conosce bene il tema, che cosa si può e si deve fare. Io lavoro moltissimo però con le scuole. Non sono mai stata chiamata a fare un corso di formazione o informazione dal comune o in una situazione comunale. E non,
non ricordo di avere mai visto una manifestazione che abbia difeso i momenti di difficoltà, cioè questo difficilissimo fenomeno che non sembra ma esiste. Io lavoro moltissimo con le scuole fanno un grandissimo lavoro, ma la scuola fa come scuola. Ci sono insegnanti che si propongono, che costruiscono, che chiedono, che vogliono informare i ragazzi. Quindi sono necessarie queste iniziative? Assolutamente, e noi abbiamo già in progetto nel nostro polo sociale che abbiamo pensato di costruire e di voler organizzare, che questa sarà una delle situazioni più importanti da seguire, cioè formazione e informazione per quelli che sono i percorsi contro il cyberbullismo, contro il bullismo, contro le dipendenze, i percorsi di genitorialità, cioè tutte quelle cose che servono per informare non solo i giovani, ma anche gli adulti che di fronte a queste cose che vengono da una nuova tecnologia, da un nuovo modo di vivere, sono anche loro un po' in plumi, un po' diciamo disorientati. Carboni? Tutto giusto, nel senso che è un problema che non è che può essere gestito da una parte politica rispetto a un'altra. È chiaro che il bullismo è un problema universale, esiste il cyberbullismo, il bullismo si modifica come si modifica la società, poi con la tecnologia che insegna cambia tutto molto più velocemente adesso, quindi io non vorrei chiudere il problema del bullismo a una parte politica. È chiaro che è un problema, va monitorato l'amministrazione come tramite l'assessorato ai servizi educativi o ai servizi sociali, ha messo in piedi delle cose, ha messo delle sinergie tra genitori, psicologi e insegnanti, va fatto di più per monitorare un problema che è sempre maggiore, quindi non lo racchiuderei a una compagine politica e basta, è un problema universale, quindi è giusto che ognuno lo affronti a modo suo. Certo, Furlani. Non posso che essere d'accordo con quanto ha detto chi mi ha preceduto. Sicuramente abbiamo bisogno di riattivare delle sinergie con i genitori, con le scuole, con le agenzie educative. Nel fine anni 90, nel 95, la legge 285, nel 97, perdono, la legge 285 aveva trovato un terreno fertile appunto a Fano ed era stata condotta un'attenta ricerca dal professor Mario Pollo, un antropologo culturale della Università LUMSA di Roma, che appunto curò insieme a tutti questi soggetti del nostro territorio l'opportunità di sviluppare politiche attive di partecipazione. La legge 285 è stata una legge innovativa che ha ribaltato proprio la concezione di partecipazione attiva delle nuove generazioni nella vita di tutti i giorni. Il bullismo o anche tutte le tematiche legate all'abuso di sostanze o in generale le dipendenze patologiche vanno affrontate dall'ente locale in collaborazione, in quanto il sindaco, mi auguro Marta Ruggeri, sarà la massima autorità sanitaria, con tutte le agenzie territoriali. Prima si parlava di sanità e anche quest'altra sanità che noi dobbiamo far crescere, sviluppare e accompagnare all'interno del nostro progetto di città. Da settembre tornerà nelle scuole l'educazione civica con 33 ore annue. Secondo lei, Marconi, questa materia potrà insegnare ed aumentare magari anche nei confronti dei giovani un po' i valori, il rispetto anche per gli altri, per la cosa pubblica? Ma io guarda, la metterei dentro le cose che ho sentito fino adesso, perché il caso vuole che sia stato relatore di maggioranza sia per la legge sull'azzardopatia sia sulla legge per il bullismo e ciberbullismo. Tutte e due queste leggi sono state votate all'unanimità dal Consiglio regionale e in tutte e due queste leggi il fattore educativo preventivo è stato prevalente, cioè ormai anche l'ente pubblico più statalista nella sua mentalità capisce che non può non coinvolgere questo tipo di dimensione, e non è solo la scuola. Una cosa interessante, per esempio, sul discorso del bullismo, ma anche sull'azzardopatia, largamente condiviso, è stato quello di non prendere la scuola, d'accordo con l'educazione civica, come unico punto di riferimento, ma ci si rende sempre più conto che la prima agenzia educativa in questo nostro paese, comunque essa si sia formata, ma quando ha fatto figli è qualche cosa che puoi chiamare famiglia, puoi chiamare unione civile, la chiami come te pare, ma il punto vero è che la prima agenzia educativa è quella. Se i genitori o chi fa le veci in questo caso non sono consapevoli dei rischi, della necessità di educare al positivo, sentivo prima gli spazi, adesso penso alla mia reganata, al nostro programma abbiamo messo proprio questo, abbiamo chiamato non solo social network, cioè dire che cosa possono fare i nostri ragazzi se non stare ore davanti ai social, anche vivere
spazi all'aperto, spazi al chiuso, luoghi di aggregazione liberi, come facevamo noi da ragazzi nei cosiddetti mitici anni 60, non abbiamo bisogno degli schermi per poter vivere felici, ma semplicemente se si ritrova in piazza, chi c'era c'era. Ecco, questo è un modo che va in qualche maniera riscoperto, senza demonizzare il luogo, senza demonizzare gli strumenti che sono a disposizione di tutti, ma comprendendo che questa è una nuova alleanza sociale. Io parlerei proprio di amicizia sociale, c'è bisogno di una nuova amicizia sociale che vada oltre i confini dei partiti e delle istituzioni per comprendere che tutti debbono collaborare. Chiudo, mentre ribadisco che per la sanità la competenza è esclusiva della Regione Marche, delle regioni per quanto riguarda la spesa, dello Stato per quanto riguarda le norme, non ce lo dimentichiamo, perché le norme sui numeri dei posti letto non ce li dà la Regione, ma ce le ha dati lo Stato già dal 2008-2009, quindi già dall'ultimo governo Berlusconi. Per quanto riguarda invece il sociale, è la Regione che spende un terzo, circa 250 milioni, e i comuni che spendono quasi 400 e rotti milioni. Quindi non stiamo parlando di bruscolini, stiamo parlando di cifre molto significative che, se vedono poi anche questa forma di partecipazione, diventa anche un controllo della spesa. Perché quando la società civile partecipa, controlla anche quello che la spesa, quello che fa il pubblico, come spende il pubblico, ma anche mette in moto energie di volontariato, senza le quali ovviamente queste materie non si affrontano, perché non si possono affrontare solo col personale dipendente o il convenzionato, il professionista pagatore. Queste sono cose che si possono fare solo se c'è il concorso di tutti. Prima di andare in pubblicità, un'altra battuta veloce a testa. Passiamo dai giovani agli anziani. Furlani, secondo lei ci sono strutture adeguate e sufficienti per anziani autosufficienti e non? Beh, la problematica degli anziani è una problematica assolutamente emergente. È vero che siamo la città dei bambini, però è altrettanto vero che siamo la regione più anziana, tra le regioni più anziane d'Europa. Questo chiaramente cambia i paradigmi di relazione all'interno della nostra città. Cioè, se prima avevamo poche persone che arrivavano in tarda età e comunque non avevano problemi di gestione nella non autosufficienza, oggi questa esigenza aumenta sempre più. Abbiamo delle cosiddette generazioni sandwich, che sono quelle, diciamo, intorno ai 70 anni, che sono schiacciate tra l'esigenza dei grandi anziani e quelle delle giovani generazioni ancora precari, instabili, con situazioni da essere, dove vanno sostenute. La famiglia si trova compressa in queste situazioni e a volte possiamo sviluppare delle politiche di interventi al domicilio, di potenziamento dei servizi domiciliari, ma sicuramente in alcune situazioni diventa impossibile gestire la complessità dei carichi familiari rispetto agli anziani, soprattutto rispetto alle situazioni di demenza, alle situazioni che sono a cavallo tra il sociale e il sanitario. Il concetto di salute è fatto da queste due componenti, quella sanitaria e quella sociale, dobbiamo sicuramente andare a potenziare e migliorare strutture diurne, strutture residenziali, semiresidenziali, perché comunque il nostro territorio ha bisogno di questo tipo di risposte. Donatella, lei. Sugli anziani io potrei rubare tutta la trasmissione, sono sincera, e vorrei portare l'aspetto pratico. E proprio dal mio lavoro, avendo molti casi di amministratore di sostegno, mi trovo a gestire, proprio ad entrare nelle famiglie, bisogna entrare in punta di piedi. Devo dire che quello che diciamo, e condivido quello che diciamo, il problema del sociale è un problema di tutti, non deve avere un colore. Esatto. Fondamentalmente in coscienza, se andrà su Lucia, il sindaco Tarsi si preoccuperà di dare a questo aspetto la sua rilevanza, perché il sociale siamo noi. Ciò detto, quando io entro in queste famiglie trovo l'anziano che esce dalla struttura o che esce dall'ospedale, quello che manca è questa sinergia, e cioè gli strumenti, manca un letto, bisogna chiedere al medico, il medico deve chiedere all'ASUR, l'ASUR deve chiedere, cioè per prendere un letto queste famiglie a volte dicono non facciamo prima comperarlo, per prendere una seggiola a rotelle a volte passano 2 mesi. Oppure per creare con i gruppi di volontariato, per fortuna che ci sono, perché dedicano delle ore, perché per avere delle ore bisogna presentare l'ISEE, poi bisogna. Ma nel frattempo la vita va avanti, le famiglie sono in difficoltà, l'anziano continua a essere ammalato e queste persone. E bisogni aumentano, sì. Certo, i bisogni aumentano. Allora mancano le strutture, ma a volte le famiglie non hanno bisogno solo della struttura, oppure non hanno bisogno della struttura, hanno bisogno veramente di un aiuto pratico che li metta in condizioni di rendere la loro casa la struttura.
Per fortuna non sono tutti impossibilitati, ma quelli che sono impossibilitati perché tecnicamente non hanno gli strumenti, intanto non sono formati, ma poi non hanno l'aiuto nel tempo giusto per poterlo fare. Quindi il problema dell'anziano è immenso, però dovrebbe essere risolto, oltre al fatto di mettere la struttura di aumentare le case che li accolgono, sia gli autosufficienti che non autosufficienti, ma dovrebbero essere create queste sinergie snelle, dovrebbe essere tolta questa burocrazia, e quindi quando c'è un'esigenza, questa programmazione, cosa serve con questa diagnosi di dimissione, cosa serve con questa diagnosi di malattia, e mettere in atto tra le forze e tra i servizi che esistono una procedura snella che permetta a queste persone di avere la formazione, l'informazione e lo strumento per affrontare questa situazione che sta accadendo nella loro vita, che poi diventa un po' la vita di tutti, perché bisogna essere fortunati e arrivare a 90 anni bene, perché se no... Carboni. Beh, è un problema complesso. È chiaro che l'invecchiamento della popolazione ci mette un punto di attenzione molto, molto importante sugli anziani. Prendersi cura degli anziani è una parte fondamentale del sociale, comunque, di una comunità. Il welfare di comunità che abbiamo inaugurato con una nuova pratica del sociale, sta andando in questa direzione: più attenzione agli anziani, più contributi alle famiglie in difficoltà, perché poi è un welfare silenzioso chi si occupa dell'anziano a casa. La riorganizzazione dei servizi sanitari dovrà andare in questa direzione, perché bisogna tener conto dei lungodegenti, dei tanti anziani che sono a casa malati, quindi è vero che è un problema complesso. In futuro, secondo me, il futuro ci porterà, con un'analisi attenta, a trasformare quello che è un bisogno anche in una possibilità economica, perché prendersi cura degli anziani, creare delle strutture ad hoc potrebbe essere anche un motivo di lavoro per i giovani che si occuperanno degli anziani. Quindi è un modo, cioè l'anzianità è un problema complesso che però va analizzato in maniera concreta. Fra poco parleremo di barriere architettoniche ma anche di sostegno alle famiglie. Ci ricollegheremo di nuovo con Lino Balestra dal Centro Storico di Fano. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Bene, bentornati di nuovo in diretta ad Occhio al Voto. Marconi ha qualche dato regionale da poterci fornire? Penso che per una città grande come Fano possa essere importante sapere che in regione abbiamo circa 20.000 anziani nella fascia che potremmo considerare la non autosufficienza. E allo stato attuale la regione assiste 5.000 persone, quindi appena un quarto, fra ospiti nelle residenze protette e altre forme di assistenza. Allora, l'assistenza è l'integrazione all'assegno accompagnamento con le 200 euro dell'assegno integrativo che dà la regione attraverso i comuni, anche se passa come intervento comunale ma riflette quello che dà la regione, e poi tutto quello che viene fatto con l'ADI, con l'assistenza domiciliare, eccetera. Però la questione vera è questa, ritorno a quello di prima: se a livello ospedaliero o se la sanità è la gran parte e diventa l'idrovora che assorbe tutta o gran parte della spesa sociosanitaria, da quest'altra parte non le troveremo mai le risorse. Io lo dico con disincanto, vedo mai uno che possa aver anche chiuso la mia esperienza politica, quindi lo dico con molta tranquillità. Bisogna far conto quei bilanci. Se noi dobbiamo tirar fuori da qui ai prossimi 10 anni, questo è un modo serio di ragionare in termini di programmazione, 30, 40, 100 milioni per l'assistenza agli anziani in residenza protetta, e crescerà perché cresce l'Alzheimer, perché si allunga la vita, queste risorse vanno trovate. Allora, le strade sono due: o più tasse o diminuzione dell'altra spesa. Ecco che la razionalizzazione, per quello che è possibile, nel sanitario è quasi una conseguenza. Quindi, fuori dalle battute, non voglio fare polemica con nessuno, ma quando io ho detto, non ho mai detto che nessuno andrà in pronto soccorso, io ho detto semplicemente che, visto che esiste una rete di 20-25 punti di accesso dove è possibile fare il bianco e il verde, nella mia Reganati o a Loreto, non c'è bisogno che un reganatese o loretano vada al Salesi o vada a Torrette intasando un pronto soccorso che invece deve servire per cose molto più gravi. Ecco il tipo di educazione, che non dipende naturalmente dal cittadino, perché il cittadino può anche non saperle queste cose, dipende da tutta una nuova mentalità, un nuovo modo di organizzare che ci dovrebbe far portare all'applicazione di un concetto semplice che tutti dicono di condividere, è la cosiddetta appropriatezza. Cioè vado nella struttura appropriata per le cose di cui sono nella necessità di avere una risposta. Catena ci vuole replicare, vedo che sì, scuote la testa. Quando sento che bisogna tirare fuori soldi per 30, 100 milioni, cioè, gli strumenti, i soldi a volte non servono. Dare 200 euro a una famiglia che ha un anziano può essere un aiuto,
ma è più importante dargli lo strumento che serve per curare l'anziano. Quindi non credo che dobbiamo pensare solo sempre al contributo economico. Noi dobbiamo rieducare le persone ad usare gli strumenti che possono usare anche nelle loro case. Se un anziano, faccio un esempio, dimissione, non cammina, però sta bene. Se una donna non cammina e non sta bene, un uomo non cammina e sta bene, il problema più grande è, quando deambula, di trovare il letto ortopedico, di avere la seggiola a rotelle piccola, perché nelle case le porte le sanno togliere. Se non si cammina, le mani si possono usare, questo anche per la dignità dell'anziano. A volte queste cose succedono a persone di 70 anni, che sarebbero ancora vive, no? Che sarebbero ancora attive, ma non hanno questi strumenti. Quindi non pensiamo solo ai soldi, pensiamo a dare strumenti, pensiamo a fare una formazione e a costruire degli strumenti e dei percorsi. I giovani, gli associazionismi, quando un giovane vuole fare 2 ore di volontariato, può andare a fare 2 ore di volontariato dove impara intanto l'accudimento, ma poi dove si può risparmiare magari l'OS. È ovvio che ogni caso dovrà essere analizzato, ma queste sono le vere sinergie, perché è reale che l'Italia è un paese per vecchi. C'era anche un film, no? Non è un paese per vecchi, invece cominciamo ad invecchiare. Le natalità sono di meno, quindi il vero problema è quello di questo accudimento, di questa formazione, questa programmazione di strumenti, non sempre solo soldi, pensiamo anche agli strumenti. Rieduchiamoci agli strumenti più che ai soldi. Sì, avvocato, però solo per precisare, da una cifra, che io lavoro sempre con le cifre. Se noi abbiamo 3.600 anziani nelle residenze protette e la Regione versa per ognuno di loro 1.000 euro al mese, quindi 13.000 per 3.500, parliamo di una cifra tra i 40 e i 50 milioni. Allora, è ovvio che avendocene ancora 15.000 di non autosufficienti completamente a carico della famiglia, sono perfettamente d'accordo sul fatto che se questo ha bisogno di qualche piccolo strumento va fatto. Però il punto è mettere in conto da qui ai prossimi 10 anni una spesa progressiva, che significa che l'anziano, finché è possibile, lo teniamo in casa, e su questo non c'è dubbio. Ma quando arriva da 90, 92, 94 anni, o per l'Alzheimer, che diventa difficilissima gestire, certo, in casa, o per altre ragioni, ha bisogno di una residenza protetta, è chiaro che questa spesa ragionevolmente va messa in conto. Dovremmo essere tutti in questo molto più ragionevoli e dire: guardate, questa è una spesa che non possiamo non far crescere, e nelle Marche non cresce, perché l'attuale giunta ha fatto una scelta, secondo me, anche coraggiosa, perché ha detto: quel poco che possiamo dare in più di spesa per la residenza protetta la destiniamo esclusivamente all'Alzheimer, perché veramente l'Alzheimer non, certo, lo regge in casa. È stata una scelta, invece di fare 10 marchette per 10 cose diverse, si è fatta una concentrazione su un unico tipo di intervento, ma non basta, perché per qualche famiglia diventa pesante. Ma se poi l'anziano è arrivato a 97 anni ed è assistito da un figlio che ce n'ha 74-75, certo, e lui stesso comincia a avere qualche problema, cioè queste cose che ancora non vediamo in grande emergenza, ma in Italia abbiamo già 17.000 ultracentenari, quindi... Ecco, Furlani, invece, che cosa ne pensi? No, il tema è sicuramente molto complesso. Ci sono ad esempio anche delle sentenze di Cassazione che attribuiscono la competenza negli interventi per la gestione dei grandi anziani a totale carico della sanità, cosa che invece in questo momento c'è una grande diatriba tra chi deve gestire che cosa. Un'amministrazione comunale che approccia questa tematica così complessa deve sicuramente fare delle scelte politiche. Deve fare delle scelte politiche soprattutto nell'indirizzo di supportare le famiglie, di trovare innovazioni anche tecnologiche rispetto alla gestione dell'anziano in casa. Può diventare addirittura una parte di sviluppo della nostra città, la domotica, tutte quegli aspetti che diciamo possono svilupparsi nel sociosanitario, anche domiciliare. Ecco, lei invece, Carboni, voleva puntualizzarmi qualcosa sul tema sanitario, o preferisce rispondermi? No, beh, sul tema sanitario mi premeva il fatto che, parlando prima del protocollo, sì, che è un punto di partenza, io sono certo che nei prossimi anni vada ridiscusso non il protocollo, che è un ottimo punto di partenza, ma quello che se vogliamo un ospedale nuovo. Io non ho mai visto un ospedale nuovo di livello senza università. Quindi vale la pena provare a battersi per portare dei posti da Ancona a qua, di medicina, infermieristica, che sono già a Pesaro, logopedia, ostetricia e fisioterapia,
a quello che sarà il nuovo ospedale. Proviamo a farci anche ricerca e dividere questi servizi, poi queste competenze in quelle che sono le città del territorio. Vediamo un attimo se abbiamo il collegamento pronto, ci dovrebbero essere, mi dicono dalla regia. Ecco qua, Lino, ti ripasso la parola. Sì Simona, allora vedo che il tema della sanità comunque è un tema che entra sempre a gamba tesa in diverse argomentazioni, però si stava argomentando anche su sociale, su politiche sociali, su giovani, su interazioni giovani-anziani e soprattutto il tema degli anziani e di come affrontare questa tematica. Qual è la vostra visione al riguardo? Sì, buonasera a tutti. Allora, noi non abbiamo seguito tutto il dibattito. Sicuramente il tema della fragilità è un tema centrale del nostro programma. Nostro programma si intitola Fano Protagonista e vogliamo ridare una voce alla fragilità, una voce alla diversità, istituendo anche un assessorato alle differenze che si prenda proprio carico delle difficoltà e delle fragilità del nostro territorio. Io credo che questa amministrazione non abbia fatto delle scelte chiare sulle politiche sociali, sulle politiche giovanili. La nostra intenzione innanzitutto è potenziare il territorio, quindi rivivacizzare i quartieri, creare degli spazi di aggregazione per i giovani e creare anche degli spazi di aggregazione per gli anziani. Vogliamo creare anche uno sportello per i giovani, per esempio, dove i giovani possano venire a conoscenza dei bandi europei, perché occuparsi dei giovani significa non solo creare un ambiente vivace, un ambiente dove possano le associazioni organizzare, fare, quindi anche luoghi di divertimento, ma i giovani hanno bisogno di lavorare in questa città, hanno bisogno di mettere in campo le loro competenze, le loro intelligenze in questa città. Siamo stanchi dei giovani che per lavorare, per fare carriera, hanno bisogno di andare all'estero. E abbiamo anche tanti spazi che potrebbero essere usati per co-working, per far lab, per fare impresa e per mettere insieme anche le sinergie migliori, questo per quanto riguarda le politiche giovanili. Ecco Simone, non so se da studio hanno qualche domanda da rivolgere al mio interlocutore. No, però ti chiederei di rimanere collegato perché dobbiamo affrontare un'altra tematica molto importante, per cui poi ridiamo parola anche a Marta Costantini, ovvero quello delle barriere architettoniche. Ancora oggi a Fano purtroppo i diversamente abili devono superare degli ostacoli che potrebbero essere evitati. Pensiamo ad esempio anche all'assistenza scolastica, al trasporto, ai percorsi di inclusione nel mondo lavorativo, sociale e scolastico. Carboni, le barriere fisiche e mentali vanno abbattute anche con una specifica formazione di operatori, anche di cittadini, giusto? Tutto giusto. Quello che rientra nel vostro programma. Questo nel nostro programma adotteremo un PEBA che è il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, nei luoghi pubblici soprattutto, perché quello che noi facciamo caso molto spesso è che il disabile deve essere portato in un posto. È questo che poi mette il disagio soprattutto. Io credo che sia fondamentale che qualsiasi persona possa entrare in un luogo pubblico senza che nessuno si accorga. Nel senso, deve essere normale tutto questo, quindi dobbiamo eliminare tutte quelle che sono le barriere architettoniche. Questo credo che sia un punto fondamentale su cui punteremo e su cui lavoreremo in questi anni. Ecco, pensate anche a un'inclusione nel mondo lavorativo. Giusto, un'inclusione nel mondo lavorativo, dovremo fare delle convenzioni con delle aziende per assumere le persone disabili. E per quanto riguarda la formazione in città, sì, va fatto un discorso di questo tipo. Ci sono candidati nel centro-sinistra molto più preparati di me, è stato fatto un convegno in questi giorni su questo tipo di argomento, perché è un argomento sensibile. Per esempio io penso alle spiagge, va fatto un corso di formazione adeguato agli operatori balneari, perché il disabile deve accedere. E anche su questo potremmo creare un'economia, perché è giusto che la città sia aperta, e nel momento in cui ti apri poi arriva gente, arrivano persone, si usufruisce di servizi, e quindi la città è aperta e inclusiva. Furlani, nella vostra lista c'è anche una persona diversamente abile, per cui certo, punterete sicuramente nel programma anche sicuramente su questo, anche perché per cercare di eliminare le barriere architettoniche. È una delle persone che anni fa contribuì a creare a studiare la situazione delle barriere architettoniche all'interno della nostra città. Sicuramente è un tema da noi molto sentito. Abbiamo bisogno di fare un salto in avanti rispetto alla qualità della vita per tutti i cittadini, anche chi è diversamente abile, chi ha condizioni di fragilità tali per cui anche la città urbanisticamente, culturalmente deve pensare di rinnovarsi, di rigenerarsi, di dare opportunità.
anche lo stesso turismo può essere un'altra, un'ulteriore chiave di volta. Una città accogliente, una città capace di accogliere anche il disabile, può sicuramente essere molto appetibile per un certo tipo di turista che può appunto afferire la nostra città, e questo sicuramente fa parte del nostro programma, fa parte della nostra identità culturale, assolutamente di questo tipo. Catenacci, tra i servizi per la disabilità prevedete l'assistenza domiciliare, l'assistenza scolastica e anche interventi lo stesso nel mondo lavorativo. Assolutamente sì. E volevo riallacciarmi, il tema è lo stesso. E, al discorso delle barriere vorrei dire solo due battute, cioè Fano è priva. È priva di percorsi per i disabili. Fano è una barriera architettonica per i disabili. Non ci sono percorsi, non ci sono per le spiagge, cioè Flavio non li ha. Quindi è un c'è progetto... personale formato, secondo lei, capace di poter... Io credo che persone. Sia un tema da fare ex novo. È proprio stato trascurato, è stato dimenticato, c'è il minimo indispensabile per far muovere le persone con disagio, anche quando accompagnano i disabili. E quindi questo sarà un punto da riformare in tutto e per tutto, ma da ripartire, non riorganizzare, ma veramente da costruire sulle barriere. Per quanto riguarda il discorso poi delle disabilità, sì. Noi abbiamo previsto il Disability Manager, che è questa figura nuova introdotta e che sta aspettando anche di essere normativizzata, e che è appunto questo manager, ma dove manager è nel senso più positivo del termine, che organizzerà tutto quello che è una programmazione, un percorso che serve per le persone che vivono il disagio sociale. E per disagio sociale non intendiamo soltanto le disabilità, ma anche tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, perché una famiglia che ha sicuramente un diversamente abile vive un grosso disagio per delle situazioni, ma non dimentichiamo che anche la dipendenza, che anche le altre situazioni di cui abbiamo parlato, l'anziano, rappresentano in ogni caso una forma di disagio e ha bisogno di strutture. È un tema che deve andare sempre di pari passo, deve avere delle attenzioni, ma mai, diciamo, troppo distanti. Marconi, lei è stato anche assessore regionale nella Giunta Spacca con deleghe al sostegno alla famiglia, servizi sociali, cooperazione allo sviluppo, emigrazione e immigrazione. Secondo lei la nostra società sta facendo il possibile per eliminare queste barriere, questi disagi? Sta facendo relativamente poco, perché si ragiona sempre in termini di numeri, e quindi io cinicamente dico che la persona con disabilità, che una volta era soprattutto di origine genetica o accidentale, cioè arrivata a incidenti stradali, adesso sta crescendo di numero, perché persona con disabilità diventa anche l'anziano. Quindi il problema della mobilità non è più soltanto del disabile come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, ma anche di percentuali significative di anziani che continuano a muoversi. Questo potrebbe spingere anche il privato. Penso a tante strutture alberghiere che si stanno adeguando, perché altrimenti non sarebbero una condizione di ricevere anziani che a veneranda età di 80-90 anni ancora viaggiano. Ma un altro fenomeno va tenuto in conto, ancora poco secondo me, che è quello che giusto recentemente con la legge del dopo di noi si è messo in movimento. Cioè la scienza medica ha fatto grandi progressi, anzi la medicina, le scienze legate alla medicina hanno fatto grandi progressi, e così noi abbiamo l'età media della persona con disabilità che è ancora inferiore a quella cosiddetta normodotata, ma si sta avvicinando moltissimo, quindi si allunga l'età della persona con disabilità, e questo significa che questo rimarrà solo, cioè non avrà più i genitori che normalmente hanno accudito a lui, anzi i suoi stessi genitori potrebbero, appunto perché anziani, incorrere in una condizione di non autosufficienza. Quindi qui due cose semplicissime sulle quali devo dire si fa niente. Cioè, il vero problema della persona con disabilità, quando va avanti nell'età, è avere una pensione, altrimenti, e ritorno sui numeri, sarà completamente a carico della società. Io cercai, addirittura organizzammo una festa regionale della disabilità, tenemmo a Loreto, e chiamammo varie associazioni di categoria, l'unica che intervenne in verità fu solo Confindustria, non abbiamo visto nessun altro, dicendo a queste realtà, se voi non ci date una mano, perché questa gente abbia un lavoro e quindi, oltre che star meglio durante il periodo in cui possono fare, ma avranno una pensione dopo, tanto saranno comunque a carico della società, e voi che siete i portatori di imposte e chiaramente dovrete sopportare questo costo, o le capite queste cose o non andremo da nessuna parte. Io non ho visto grandi progressi,
e chiedevamo queste due cose al mondo produttivo. La prima, assumete secondo gli obblighi previsti dalle leggi gli invalidi civili, cioè un cieco può essere assunto, oggi con il computer può fare qualsiasi tipo di lavoro o quasi. Quando invece non è in questa condizione, penso soprattutto alla disabilità mentale o psichica, in questo caso l'unica strada è quella della cooperativa. Io ho due bellissime esperienze nella mia città di Recanati e lì lavorano decine di giovani e meno giovani, anche di anziani, i quali chiaramente hanno i loro tempi, perché il disabile mentale può una giornata lavorare 12 ore, un'altra giornata un'ora. Quindi insomma, può il comune stare e l'amministrazione comunale può fare qualcosa in tal senso? Ma guarda, il comune non ha, oggettivamente, non può avere le risorse né il carico di questo tipo di responsabilità. Può far molto sulla mobilità e diciamolo, Fano come città di pianura è favorita. La mia Recanati che va da 150 a 300 metri di dislivello, immaginate, su pendenze del 5-6-7%, strade per carrozzine è quasi impossibile immaginare, però qui qualcosa di più può essere fatto, immaginando anche questo, il turismo può essere un volano, cioè una città che diventa facilmente accessibile è anche una città che può guadagnare di più, può ricevere più ospiti di quelle che mai riceve oggi. Carboni, 20 secondi perché dobbiamo tornare in collegamento. No, tutto giusto, la direzione è quella dell'amministrazione, abbattimento delle barriere, sinergia con le aziende per assumere, perché la vera giustizia sociale è poi dargli un futuro anche lavorativo, economico, perché è l'unico con cui si possono conquistare una vera indipendenza, che è quello che secondo me un'amministrazione dovrebbe puntare. Ecco. Donatella, voleva replicare anche, voleva aggiungere qualcosa? Alla fine ha detto quello che ho detto io, che Fano comunque in questo momento ha veramente pochissimo, niente. Allora, torniamo in esterna, Lino, vorremmo sentire anche il parere della tua ospite. Sì, infatti, disabilità, inclusione, politiche inclusive, qual è la vostra visione? Allora, io innanzitutto penso che il problema sia fondamentalmente un problema culturale, cioè ancora manca nella nostra città, ma anche nel nostro paese, una reale politica inclusiva. La disabilità non è solo creare delle strutture dove far stare i disabili, ma è creare una vera politica dell'inclusione e quindi abbattere le barriere non solo architettoniche e fisiche, ma anche culturali. Noi ancora non siamo in grado di considerare la diversità come un valore, come una ricchezza, e questo vale per la disabilità, vale per l'immigrazione, vale per tutte le differenze che spesso ci fanno paura. Quindi il compito dell'amministrazione, a mio avviso, dovrebbe essere quello di fare anche una profonda attività formativa e quindi aiutare le scuole nel creare una vera cultura dell'inclusione e sostenere le famiglie in questa politica inclusiva. Poi è ovvio che una città deve abbattere le barriere fisiche che non permettono ai disabili di vivere la città come dovrebbero, però noi dovremmo proprio creare le condizioni perché soprattutto i giovani e i bambini disabili possano avere delle vere e importanti prospettive di vita, quindi lavorare sulle loro potenzialità per poterle poi trasformare anche in strumenti lavorativi, perché sulla disabilità si può fare davvero un grandissimo lavoro e quindi ovviamente vanno sostenute delle politiche Bene. Culturali. Grazie Lino, torniamo in collegamento fra poco, vi chiedo adesso di essere brevissimi perché ci sono anche altri due argomenti che dobbiamo trattare. Parliamo adesso di sostegno alle famiglie. Furlani, ad esempio nel vostro programma rientra un pacchetto familiare per bambini, insomma tante altre iniziative, se ce le vuole riassumere. Sì, noi crediamo che più figli vogliono dire più futuro, più opportunità per la crescita di una città, per cui abbiamo voluto dare un segno della vicinanza della nostra amministrazione qualora dovessimo vincere le elezioni, dando un pacchetto familiare di 1000 euro ad ogni bambino che nascerà nel nostro comune. Si può dire che è una goccia nel mare, che è un intervento diciamo parziale, ma questo in realtà serve proprio ad attivare una serie di opportunità di spesa rispetto alle spese che la famiglia va a sostenere nel primo anno di vita del bambino e comunque anche lo sviluppo di una serie di servizi di attenzione nella gestione delle scuole per l'infanzia, nella gestione dei nidi. Anche per le persone meno abbienti alleggerirete ad esempio la pressione? Assolutamente sì, un carico fiscale, un carico ad esempio sulle rette, abbiamo alla fine trovato una soluzione
che è quella di ridurre del 50% dal secondo figlio in avanti le rette nelle mense scolastiche, le rette degli asili. Questa è una cosa fondamentale, lo dico da padre di 4 figli. La complessità della gestione di una famiglia numerosa è assolutamente difficile da gestire. Noi vogliamo appunto dare più gambe al futuro della nostra città e lo facciamo dando l'opportunità alle famiglie di diventare famiglie, di diventare alle coppie, di diventare accoglienti alla vita, e dando questo primo supporto con degli sgravi fiscali, con la possibilità di sconti nelle strutture gestite dal comune e con questi 1.000 euro da spendere nelle strutture comunali dell'ASL. Catenaccio, il vostro programma prevede un assegno di cura per gli anziani e la riduzione del 30% delle rette per asili e mense, sì, giusto? Ugualmente è allo studio questo tipo di aiuti, e in più vorrei segnalare che abbiamo messo attenzione anche al problema dei padri separati, avendo cura di tenere presente che la famiglia non si separa mai, però oggettivamente c'è questo tipo di situazione che viene un po' trascurata. Questi padri, spesso sono i padri che si ritrovano in condizioni più difficili, quindi queste agevolazioni sì per la famiglia, ma famiglia anche intesa come diciamo nucleo e come esigenza del nucleo, che potrebbe essere anche verso il padre separato piuttosto che verso il discorso della numerosità, avendo cura di analizzare quelle che sono le esistenze nella città e fare come una sorta di censimento proprio per adeguare queste agevolazioni, queste riduzioni in casi tecnicamente possibili, specifici e con un reale ritorno del territorio, delle esigenze del territorio. Family card e carta bimbo anche nel vostro programma. Sì, esatto. Passiamo invece a carboni, attivazione esigenze anche qui di nuovi comuni. Bonus e credit card per famiglie numerose, per nuclei familiari monoparentali. Insomma. Sì, c'è questo tipo di forma. Poi abbiamo pensato a della scontistica sulle tasse comunali per le famiglie in difficoltà. Anche per quanto riguarda gli anziani soli e in difficoltà, ci sono delle forme che il Nord Europa ha adottato, che sono delle forme di co-housing sociale, dove l'anziano viene rispettata l'autonomia, ma vivendo in comunità poi riesce ad affrontare delle spese in maniera diversa. Stessa cosa per i giovani. Noi come lista abbiamo proposto il co-housing, che è quello che in Europa si usa molto, cioè il comune, a seconda delle sue disponibilità, sono tutte cose che poi si valuteranno strada facendo, potrebbe mettere degli immobili a disposizione dei ragazzi che al posto di affrontare una spesa di un affitto di 500-600 euro, dividendo con altri ragazzi, si ritrova magari a poter affrontare la vita in maniera, sì, insieme ad altri, però già con un po' più di indipendenza, ma un po' contrario a quello che è l'assistenzialismo, ma con della scontistica aiutare ad affrontare un po' la vita. Prima di vedere il taglio del nastro, parliamo di un altro argomento sempre molto forte, violenza sulle donne, Catenaccio. Secondo lei devono essere potenziati il sostegno e anche le strutture di accoglienza per queste Direi donne vittime di violenza? Anche questo è un tema di grandissima attualità e anche di tanta scarsità, nel senso che non ci sono ancora percorsi precisi e strutture precise che possano tutelare in maniera efficace, efficiente e soprattutto continuativa le donne. Molto facciamo, in questo caso devo spezzare una lancia per gli avvocati che quando hanno in carico queste situazioni, devo dare atto che le forze dell'ordine sono estremamente collaborative e anche i servizi in questo caso sono veramente attivati, però poi nell'immediatezza riusciamo a calmierare il problema, manca un percorso, mancano molte strutture, di questo Lucia Tarsi si prenderà a carico personalmente. Furlani, voi prevedete degli eventi di educazione sentimentale indirizzati ai ragazzi, proprio per insomma sviluppare anche tra le giovani generazioni. Sì, più che altro che è il sviluppare rispetto... l'idea di una sensibilità, di un'attenzione alla diversità di genere, al dialogo fra i generi. Io mi occupo di violenza di genere, di violenza sui minori da oltre 10 anni. Purtroppo quando arrivano a me, arrivano in ospedale belli ciaccati, belli purtroppo provati da situazioni concrete.
Dobbiamo sviluppare, quindi da anni mi occupo di questo tema e so che si può vincere soltanto facendo un'azione di tipo culturale accanto ad un'azione di tipo organizzativo, di costruzione di una rete dei servizi, di una rete del confronto fra i vari attori all'interno del nostro territorio. Esistono i centri di antiviolenza provinciali, esiste la rete delle forze dell'ordine, dei servizi sociali professionali del comune, dell'ASO, del consultorio. Dobbiamo, i liberi professionisti, dobbiamo assolutamente andare a costruire questa cosa. L'ho fatto nella città di Ancona, chiaramente con tante altre persone, e pensiamo che sia altrettanto indispensabile andare a costruire questa cosa. E aggiungo una cosa che penso sia davvero fondamentale. Dobbiamo educarci noi uomini alla tutela e a cambiare prospettiva rispetto a cosa vuol dire proteggere dalla violenza. Io personalmente amo usare uno slogan, non dobbiamo parlare di violenza di genere, ma della violenza in genere, perché la violenza oggi la subiscono gli uomini, la subiscono le donne, purtroppo sicuramente più le donne, ma la subiscono anche gli anziani. Queste situazioni sono sempre in maniera crescente e emergono nella nostra realtà anche delle nostre Marche. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo creare sinergie, dobbiamo creare una cultura nuova. Per questo anche il linguaggio di genere è importante, anche il linguaggio e l'educazione alle emozioni dei bambini, quindi promuovere percorsi all'interno delle scuole, all'interno degli istituti educativi, delle società sportive, delle realtà parrocchiali, è assolutamente fondamentale. Dobbiamo fare squadra. La violenza si vince soltanto se facciamo squadra. Questo è un messaggio che, a prescindere dalla politica, mi sento di dover dare come uomo, come padre, come persona impegnata da tanti anni in questo ambito, e ci tengo davvero tanto, perché vi assicuro che incrociare gli occhi di una donna o di un bambino vittime di violenza richiede uno sforzo enorme e richiede tirare fuori dal cilindro tutto quello che ci può essere. Certo, Carboni, insomma, progetti che rientrano anche nel vostro programma. Sì, certo, la condanna alla violenza in generale chiaramente non può che trovarci d'accordo. E in questa direzione sono state fatte molte cose dall'assessorato. Credo che posso dirvi che adesso a breve, a metà maggio, partirà la casa delle pari opportunità, è stata già individuata l'azienda dopo il bando di gara, e quindi l'amministrazione ha messo in campo delle tutele. Da questo punto di vista sarà una casa aperta su un consultorio, un momento di ascolto per le associazioni. Credo che la sinergia tra pubblico, privato, tra famiglie, tra psicologi, tra servizi sociali sia la direzione giusta. Chiaramente un fenomeno che non potremo mai debellare del tutto, purtroppo, ma che va monitorato, va ascoltato, va fatto comprendere anche a chi non è del mestiere e a tutti i giorni nelle scuole. Quindi chi si impegna da questo fronte non può che essere, avere un plauso. Siamo in chiusura di questa puntata. Marconi, lei ha scritto un libro dal titolo È possibile fare politica senza dannarsi l'anima, un testo rivolto ai candidati, agli eletti, agli elettori, nato dalla sua esperienza per ricordare, insomma, i principi e i valori fondamentali, con lo scopo di vivere l'esperienza politica in un modo cristianamente accettabile. L'etica politica oggi è in crisi, le chiedo. Guarda, l'etica politica dovrebbe essere sempre in crisi, perché quando non è stata in crisi l'etica politica ha prodotto gli assolutismi, cioè non era in crisi nel nazismo, nel comunismo, nel fascismo, cioè era un'etica indiscutibile. L'etica politica è legata all'uomo, quindi l'uomo deve essere sempre messo in discussione. Quello che non va messo in discussione invece è quello che sentivo adesso, per esempio il fatto che la violenza sia da condannare o altre cose. Io ho scritto questo libro sulla base di tante piccole esperienze, sono 54 paragrafi molto semplici, di 2 pagine ciascuno, proprio perché non vuole essere un trattato né tantomeno un ragionamento sistematico sulla politica, non ha nessuna pretesa di fare. Però nel linguaggio moderno vale molto l'esperienza. E allora questa sera ho avuto così il piacere e l'onore di partecipare a un dibattito con 3 persone che, come me, io magari qualche anno prima di loro, perché ho cominciato, avevo 15 anni, la mia prima iscrizione al partito fu nel 1974, ahimè, ben 45 anni fa, però lo feci convinto, e fin da allora mi veniva rivolta questa domanda, soprattutto in ambiente cattolico, dove, diciamo, la politica veniva un po' schifata, come il mondo, non è da oggi, insomma, non è l'antipolitica che ha prodotto questo tipo di giudizio, ma l'idea che ci si sporca le mani. Allora qui incontrai qualche anno dopo una bellissima espressione di Don Luigi Sturzo, che giusto stanno facciamo 100 anni della fondazione del Partito Popolare Italiano, il quale diceva: certo che a impegnarsi
per la pulizia, per l'ordine, per il decoro della casa comune, ci si sporca come una madre di famiglia, un padre che pulisce casa. Dice, ma che problema c'è? L'importante è che la sera acqua e sapone ci si lava e il giorno dopo si ricomincia. Cioè, qual era il concetto che diceva Sturzo? L'importante è non diventare avvezzi allo sporco, non diventare conniventi permanenti a tutto ciò che può essere di male, perché è chiaro che se uno cammina per strada si sporca le scarpe, ma questo non significa che poi uno non camminerà mai. Ecco, in tre parole, che cosa consiglia ai politici o ai futuri politici, in particolare niente, ai giovani? Assolutamente niente, perché dare i consigli è una pretesa che non metteva in campo neanche il nostro Signore Gesù Cristo, quindi non lo farò io. Quello che invece dico è che sono, confortato dal fatto che ci siano ancora decine di migliaia di italiani, forse centinaia di migliaia di italiani, che nonostante quello che noi diciamo di noi stessi, di tutto il male che diciamo di noi italiani, e oggettivamente dati alla mano non siamo né più corrotti né più avvezzi al malaffare di quanto siano i tedeschi, anzi l'Italia da questo punto di vista è un paese bellissimo, perché con 4 o 5 organizzazioni criminali consolidate nel tempo riusciamo a mantenere un livello di legalità pari al resto dei paesi d'Europa, che non hanno le sfide che vengono dalle nostre mafie. Sono confortato da questa loro presenza, perché? Perché significa che continuano a porsi quella domanda che io mi sono posto 45 anni fa, e diciamo, noi che la facciamo politica ce la siamo già data, perché nessuno vuole dannarsi l'anima. Lì l'anima viene espressa in termini cristiani per chi ci crede, ma anche in termini laici, cioè come quel mondo dei sentimenti, quel mondo appunto dell'etica, della regola che ognuno vorrebbe da se stesso. Credo che nessun uomo sano di mente ha intenzione di sporcarsi in partenza, quindi chi fa politica lo fa con questo spirito di sacrificio, soprattutto a livelli più bassi, i nostri, comunali, regionali, dove chiaramente non ci si attende niente di che, soprattutto in termini economici, in termini di vantaggi personali, e si va a dare una vera testimonianza. Poi sbagliando tutti, con le idee ognuno le nostre, con tutte le cadute di cui l'uomo e la donna è capace di fare, però resta il fatto che una società che mancasse di questo livello partecipativo è una società morta in partenza. 10 secondi a testa, quali sono? Parliamo di valori, di principi, quelli che rappresentano voi e la vostra lista. È una lista composta da giovani, e questo vuol dire molto. Sono giovani indipendenti, una lista civica, che hanno voglia di spendersi per la città. E votare per una realtà come questa significa dare poi coraggio, perché molti dicono di puntare sui giovani. Io faccio sempre l'esempio: sono 30 anni che abbiamo le prime file dei teatri pieni dalle stesse persone. Non abbiamo mai messo al centro di un'agenda il ricambio della classe dirigente di questo territorio. Le stesse persone che sono sedute lì sono le stesse che dicono di puntare sui giovani. Il giorno che smetteranno di dire questo vuol dire che stiamo lavorando bene. Quindi gli elettori hanno questa possibilità di dare più spazio ai giovani e alle loro idee. Catenacci. Noi, la lista dove io mi sono messa è piena di persone che hanno fatto tanta esperienza nella loro vita, che hanno il coraggio e la voglia di cambiare, di portare esperienza pratica, efficiente ed efficace. Noi parliamo spesso e i nostri punti cardini sono la programmazione, la prevenzione e la promozione. Quindi speriamo e vogliamo portare avanti queste tre grandi macro categorie di cose in tutto quello che abbiamo detto e in molto altro. Furlan. La nostra è una lista composta da giovani, da adulti, da anziani, da disabili, da persone di tante situazioni, con tante professionalità. Al centro noi mettiamo il bene comune come valore assoluto, trasversale a tutte le realtà politiche cittadine, a tutti i cittadini che su Fano vogliono investire. Per cui io penso che l'etica passi dal bene comune, dal rispetto dei beni comuni, dal rispetto dell'onestà e di tutti i valori che come lista cerchiamo di portare avanti con la nostra candidata sindaca Marta Ruggeri. Torniamo in collegamento con Lino Balestra per i saluti finali, vediamo anche, sono pronti per il taglio del nastro, allora in chiusura di questa quinta puntata, Lino. Sono prontissimi, prego. Sì, prego, facciamo. Siete in Via Nolfi, giusto, Lino? Ricordiamolo anche per chi si fosse taglio sintonizzato da poco. In Via Nolfi, esatto, siamo in Via Nolfi al numero 24, inaugurazione della sede La Sinistra per Fano, sede operativa. Abbiamo trattato diverse argomentazioni. Chiudiamo con una battuta.
battuta finale. Allora, una sede dalla quale volete affermare alcuni principi che vi sono cari fino alla data fatidica delle votazioni. Voi siete qui per portare avanti la vostra... Abbiamo qualche problema tecnico, ma sì, vi certo, sentiamo. La sede è fondamentale perché ci aiuta ad essere presenti sul territorio, all'interno della nostra città. Tante persone si sono già fermate, hanno conosciuto... perché abbiamo incontrato qui davanti alla sede, ora è ufficiale, è a disposizione di tutte quelle persone che sono interessate a dare un contributo che ovviamente vada nella direzione della sinistra Perfano. Il traffico, per esempio, all'interno della nostra città, l'abbiamo visto anche qui, è piuttosto forte, parliamo di un centro storico, ci vorrebbe poterlo ridurre o comunque avere delle chiusure a tempo del centro storico, non solo di Via Nolfi ma anche di altre strade, così come la viabilità che possa permettere alla fascia più deboli di poter viaggiare all'interno della città in sicurezza è uno dei nostri argomenti, uno dei cavalli di battaglia. Speriamo che sempre più persone ci comportino con il loro impegno e il loro supporto. E ci vedremo il 25. Bene, grazie. Benissimo, Lino. Signora, questo è tutto per questa sera. So che siamo in chiusura. Esatto. Arrivederci alle prossimi appuntamenti. Grazie, Lino, te e i tuoi ospiti. Vado invece a salutare con gli applausi in sottofondo i saluti finali ai nostri ospiti in studio, a partire da Edoardo Carboni, candidato nella lista Noi Giovani in appoggio a Massimo Seri, Donatella Catenacci, candidata nella lista Fano Città Ideale di Lucia Tarsi, e poi Giacomo Furlani, candidato per il Movimento 5 Stelle a sostegno di Marta Ruggeri. Grazie. E Luca Marconi, consigliere regionale, grazie per aver accettato il nostro invito e per essere stato nei nostri grazie. Studi. Io invece vi do appuntamento a lunedì prossimo, sempre in diretta dopo il telegiornale delle 20:30, e quindi buon proseguimento di serata a tutti voi. Arrivederci. Bene.